Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con il consueto video dedicato ai giochi in uscita su PS4 e Xbox One gratuitamente attraverso i rispettivi servizi di abbonamento. Allora, è un mese un po' così, ve lo anticipo, sebbene molti di voi avranno sicuramente già saputo le brutte notizie in linea di massima. Sappiate appunto che sia su PS4, su PlayStation Store, sia sui Games with Gold non c'è nulla che faccia veramente gridare al miracolo, per cui leviamo di mezzo subito i brutti argomenti, così commentiamo e vediamo un po'. Non è tutto da buttare, premetto, però non è sto mese così entusiasmante, ecco. Allora, dal 6 dicembre cominciamo con la roba Sony. Su PlayStation Plus troviamo Darksiders 2 nella Definitive Edition, che è una gran bella riedizione del prodotto per uno degli action più belli che io abbia provato negli ultimi anni. Darksiders è una saga che non ha bisogno di presentazioni, il problema è che l'abbiamo giocato praticamente tutti, credo, a questo punto, per cui lascia un po' il tempo che trova. Resta comunque il fatto che è un gran bel action e in attesa di Darksiders 3 potrebbe essere un buon momento per rigiocarselo e recuperare un po' la storia. Quindi questo diciamo che è la punta di diamante dei due servizi di abbonamento di questo mese, perché il resto lascia un po' perplessi, a partire da Kung Fu Panda, scontro finale delle leggende leggendarie. Me lo sono dovuto scrivere perché sennò non me lo ricordavo. PS4, anche questo è una specie di brawler alla Smash Bros, con i personaggi di Kung Fu Panda. Sì, carino, perché non lo so. È un gioco che, nel senso, si commenta da solo, non perché è brutto, ma perché è brawler di Kung Fu Panda, per cui quello è, quello si fa, vabbè. Forma 8, PS4 e PS Vita, quindi questo sta in crossplay, o meglio in crossbuy. È un indie bellissimo che io vi ho portato sul canale in due video, tra l'altro, indie italiano, basato sul fascino della scoperta, veste grafica molto peculiare, esperienza molto particolare basata appunto su questa continua ricerca. Ma è un gioco veramente appagante, stimolante, non fatevi scoraggiare dall'aspetto estetico magari poco accattivante, perché dietro a un'apparenza magari non così stratosferica si nasconde un prodotto veramente molto molto solido che regalerà parecchie soddisfazioni a tutti voi, questo ve lo garantisco io. E poi basta! Nel senso che hanno rimesso Until Dawn Rush of Blood per la realtà virtuale, ma non c'è st'altro. Giocabile su PS4, perché appunto io mi concentro sempre su quello che si può giocare su PS4 e Xbox One, senza trattare PS3 o solamente PS Vita. Per cui chi possiede una PS4 c'ha questo sto mese, cioè non potete giocare altro. A Natale siamo tutti più buoni, tranne loro. No, a parte scherzi, mi aspettavo un po' di più, sotto Natale soprattutto. Pensavo che ci sarebbe stato qualcosa di un po' più consistente, si vociferavano cose meravigliose, non è arrivato niente. Per cui te lascia un po'... cioè, niente poi. Darksiders è un gran bel prodotto, Forma 8 è un bellissimo indie. Sotto Natale ti aspetti di più, però ecco, questo è il concetto. Così come... che perché ancora peggio, il bel peggio deve venire. Su One le cose sono ancora... perché abbiamo dal 1 al 31 dicembre Warhammer End Times Vermintide. Ve l'ho portato, non lo scopriamo, è essenzialmente una sorta di Left 4 Dead applicato al mondo di Warhammer. Non è che faccia gridare al miracolo, un gioco discreto, che è veramente apprezzabile solo se lo giocate in compagnia di amici, perché è molto multicentrico, per cui se non comunicate non vi divertite fondamentalmente. Non è un capolavoro, oggettivamente, è un gioco che si fa giocare, ecco. Però mi aspettavo di più. Poi c'è Back to the Future The Game, 30° anniversario, Ritorno al futuro. Forse il peggior gioco Telltale, se andiamo a guardare, perché è quello con cui Telltale in qualche modo ha omaggiato una delle saghe cinematografiche più belle della storia, in maniera però non così convincente come ha fatto successivamente con i vari The Wolf Among Us, eccetera. Non è un brutto gioco, però diciamo che rispetto a la qualità a cui siamo adesso abituati dai prodotti del Telltale, non è così completo, non è così appagante, ecco. È un gioco che appunto piacerà sicuramente agli appassionati, piacerà agli amanti del genere,
avventure di questo tipo, però secondo me, poi si tratta chiaramente di pareri, è forse il più fiacco sotto alcuni punti di vista, cioè non mi ha regalato le stesse sensazioni dei film, ecco. E questo sarà disponibile dal 16 dicembre al 15 gennaio, per cui un mesetto, e tra qualche giorno appunto dovrete aspettare ancora un po'. Per quanto riguarda invece la retrocompatibilità, ovvero i giochi per 360 resi adesso disponibili anche su One, abbiamo Child of Eden dal 1 al 15 dicembre, che è appunto il ben noto shoot 'em up misto gioco musicale artisticamente straordinario eccetera. È un grande classico, un grande cult, che però fa poco gola oggi come oggi, considerando tutto quello che ci sarebbe da proporre nel catalogo Xbox 360, magari ti aspetti una cosa un po' più accattivante sotto Natale? No. Stesso discorso per Marlowe Briggs and the Mask of Death. Allora, io ammetto la mia totale ignoranza, nel senso, ho letto sto titolo, ho detto di cosa stiamo parlando, mai sentito nella mia vita. Mi sono un po' informato, è un action sulla falsa riga di God of War, ambientato nel mondo moderno, è un po', ve la butto lì così in maniera chiara, è un po' come se 50 Cent si mettesse a fare God of War nel mondo moderno, ecco. Che è un po' così, cioè ti lascia un po' perplesso, quindi è un action con poteri paranormali ma in un contesto moderno e contemporaneo. Sembra essere pure carino da quello che ho visto, perché comunque il gameplay sembra valido, esteticamente sembra gradevole. È Marlowe Briggs, nel senso, cioè tu arriva Natale, è un anno che paghi gli abbonamenti, t'aspetti qualcosa che magari hai già giocato, ma quantomeno ti crea un minimo di appagamento morale. Dici, beh, oh, è tutto l'anno che pago questo abbonamento, arriviamo a fine anno, danno, che ne so, The Last of Us, già ci ho giocato, però vedi però questi come esempi, ecco. Te trovi Marlowe Briggs e Kung Fu Panda e qualche domanda te la fai, ecco. Comunque, considerazioni mie a parte, fatemi sapere voi che idea ci avete su quello che stanno proponendo questo mese, cosa ne pensate, siete contenti, siete scontenti? Come sempre vi lascio il sondaggio in alto a destra, fatemi sapere se preferite quelli su PS4 o quelli su One. Fatto sta che sto mese il sondaggio secondo me sarà un delirio, per cui niente, io vi ringrazio come sempre, vi do appuntamento alla prossima, ciao ragazzi.